Sono Cappuccetto Rosso, ti porto le pizze. Il lupo non sapeva più cosa fare, allora prendere sul letto e si è coperto su. E disse: entra, entra pure. Nannina! Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto e disse: Nonnina, ti porto le pizze. Come stai? Oh, Nannina! Ma che grandi braccia che hai! Per abbracciarti meglio, piccolina mia! Nonnina! Ma che grandi orecchie che hai! Ascoltarti meglio, piccolina mia! Ma nonnina, ma che grandi occhi che hai! Per guardarti meglio, piccolina mia! I denti no, da quando sono piccolo, tutti mi parlano dei miei denti che sono lunghi, affilati, che sono un po' storti. No, i denti no, nessuno mi parla mai dei denti, hai capito? No, i denti no, no e no. Oh! Cappuccetto Rosso guardò e disse: cominciò a gridare, a saltare, sulle finestre, sui lampadari, sulle tende, e il lupo lo inseguiva dicendo: scusami, scusami, che c'è un errore, c'è un errore, ho mangiato per onore la tua nonna, ho mangiato la mia nonna! Madonna, la mia nonna! E il lupo cercò di calmarla e disse che c'è stato un errore, che avrebbero trovato una soluzione. Lei, Cappuccetto Rosso, non voleva sapere niente e gridava, gridava così tanto: al lupo, che faceva così tanto male alle orecchie che non ce la faceva più. Il lupo chiuse le orecchie, non ce la faceva più, la doveva, e se la mangiò. Se la mangiò, non voleva, voleva soltanto che smettesse di gridare. Gentile bambina. Adesso come faccio? Pesante. Oh là là. Oh, che mal di pancia, oh, che mal di pancia, che mal di pancia. Oh, no, 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 mi devo fare una tisana digestiva. Allora il lupo si fece pure la tisana digestiva, ma non c'era niente da fare, aveva troppo mal di pancia. Eh sì, Cappuccetto Rosso e la nonna erano molto, molto pesanti.
Allora, il lupo, non sapendo cosa fare, decise di andare alla ricerca di un dottore. Ma come sapete, in foresta è più semplice trovare un cacciatore che un dottore. Ma tutto pesante, con quella forte indigestione, camminò fino alla casa, fino al rifugio del grande cacciatore, che non era proprio un dottore, ma che magari poteva aiutarlo. Bussò alla porta e disse: Signor cacciatore, ho troppo mal di pancia, per favore mi aiuti, non l'ho fatta apposta, ho mangiato la nonna capuccetto rosa, ma lo giuro, non volevo farlo, sono così triste. Il cacciatore lo guardò e disse: ma cosa vuoi che faccia? Io non posso aiutarti. No, non posso più aiutarti, perché sai, perché cosa, ti uccido? Ma sei pazzo? No, io non uccido nessuno, figurati che non sono neanche più cacciatore, no, sono un uomo che difende anima e corpo gli animali, cioè ormai sono diventato un amante della natura, un amante delle specie in estinzione. Per esempio tu, lupo, sei una specie in estinzione, quindi non ti posso uccidere, non ti ucciderò. Ma come, non mi ucciderò? Ma c'è paura, mi sento troppo in colpa e mi fa male così tanto la pancia. Il vecchio cacciatore, che non è più cacciatore, pensò: ha proprio bisogno d'aiuto. Allora, giusto per aiutarlo, perché difendeva gli animali e amava ormai gli animali, disse: va bene, se vuoi io ti posso operare, posso fare una piccola operazione e cerco di far uscire Cappuccetto Rosso con la nonna. Fisso e pauroso, accettò. Allora, pian piano, il cacciatore fece una piccola ferita con il suo coltellino e poi da lì uscirono dalla pancia gridando e saltando di gioia: siamo liberi! E il lupo finalmente era liberato da questo pesante, da questi due grossi pesi, perché voi, il Cappuccetto Rosso era una bimba molto, ma non giudichiamo, e la nonna non giudichiamo. Allora uscirono giù e felici, contenti. Il lupo le guardò, le sue orecchie si abbassarono e disse: scusate, non vi volevo mangiare. Io ero così contento di giocare con voi.
Ho sbagliato. Perdonatemi, perdonatemi. Non vi volevo mangiare, volevo soltanto giocare. E il suo viso si riempì di lacrime che scendevano giù. Poi la coda tra le gambe si incamminò da solo verso la foresta. Cappuccetto Rosso e la nonna si guardarono, sorrisero e poi lo raggiunsero. Lupo! Lupo, noi sappiamo cosa vuol dire stare da soli, perché io, Cappuccetto Rosso, ogni volta la mia mamma mi manda nei boschi e io certe volte mi sento sola e non ho proprio voglia di andare da sola tra i boschi. E la nonnina pure certe volte si sente sola a casa. Allora sappiamo cosa vuol dire essere da soli. Allora, se vuoi, noi accettiamo le tue scuse. Noi ti perdoniamo, però tu non ci mangi più, eh? Basta di mangiare le nonne e il Cappuccetto Rosso. Basta, non ci mangi più, eh? Lo prometti? Prometti? Il lupo la guardò e poi i suoi occhi si riempirono di lacrime, ma di lacrime di gioia. E pianse di gioia e disse: grazie, grazie, grazie. E Cappuccetto Rosso, la nonna e il lupo si abbracciarono. Giorno, il cacciatore che non era più cacciatore, la nonnina Cappuccetto Rosso e il lupo trascorsero delle meravigliose giornate insieme nel bosco, a ridere, a scherzare e a giocare.